Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con la 19esima puntata della serie Midwest. Siamo qui in compagnia questa sera di Franz. Ciao. Poi dovremmo avere Marco 03. Ciao a tutti. E Verte. Saluti. Allora andiamo dal signor qui sopra che mi aveva chiamato per fargli portare anche le fragole. Quindi andiamo, siamo venuti a riprenderci. Eccola qua. Ecco qua la signora. Buonasera. Buongiorno. Buon pomeriggio, buonasera. Buon tardo pomeriggio. Ecco, esatto. E sono venuto a riprendere il carrello che così li carico anche. Eccolo qua. Oh bene. Sempre gli alieni qua in comunicazione costante. Proprio così. Ascolta, perché qua ci siamo un po' conosciuti, ma non ci siamo proprio ben presentati tra la fretta degli affari. No, quindi piacere, sono F Marco 95. E niente, insomma. Marco 95. Sì, sì, sì. Mi pare di aver già sentito. Può darsi, ho avuto molte altre aziende in giro per il mondo. Mi ricorda qualche cosa di tipo fughe, illegalità. No, sempre tutto fatto il modo più legale in assoluto. Mai fatto niente di illegale. Siamo sicuri, eh? Sì, 100%. No, è la memoria che... No, ma forse qualche chiacchiera in giro, però niente sì. di che. Ah, capito. Beh, comunque, piacere, Mosterina. Ma! Mosterina! Non mi ricordavo che eri un cowboy, sinceramente. Ho cambiato aspetto per passare inosservato, ma anche tu hai cambiato un po' aspetto, hai fatto un po' di lifting. Certo. Ah, hai cambiato acconciatura, messo gli occhiali. Okay. E... ciao. Quindi confermi ancora che non hai fatto niente di illegale, non sei mai scappato? Sì, sempre da confermare quella... Ah, sì? Sì. Mm-hmm. Sì. Siamo sicuri? 100%. Sì, va bene, dai, vieni a prendere il rivolto. Ma cosa fai qui tu? Scusami un attimo. Cosa faccio io qua? Ah, non lo so, siete scomparsi tutti? Siamo scappati perché c'era il prete che aveva chiamato la polizia. Che pulizia. Scappati, abbiamo deciso in maniera molto frettolosa di cambiare luogo. Chissà per quale motivo, c'era un vicino che rompeva le scatole e allora così, insomma. Niente, ho cambiato posto anch'io, siccome mi avete abbandonata. E siccome non sapevo neanche se eravate qui, io ho trovato un altro luogo di lavoro. Va bene, dai, così. Va bene, dai. Così non ti devo più mantenere. No, quello invece devi ancora farlo. No. Sì. No. Sì. No. Allora, iniziamo così. Io con il mulino dovrei fare della farina, inizia a mantenermi con della farina. Ah, c'è farina? Vabbè, dai, vediamo di procurare. Certo. Vai farina. A fare della farina col mulino, poi me la porti. Va bene, allora. Aspetta che intanto ti porto le fragole. Dai! Ma guarda, fai questo. Da dove salta fuori dopo avermi abbandonato? Vergognati! Hai avuto fretta di andare via! Ci vediamo dopo. Ciao. Bene, andiamo a caricare tutte le fragole o almeno quelle che si riescono a caricare, perché
poi vedrete. Allora Franz, hai legato bene tutto quanto? Certo, non vedi, ma che roba. Mamma mia, guarda che carico. Ha fatto meglio che potevo fare da tutti quanti, ma che bello. Questi qua sono leggermente pericolanti, quindi va piano. Guarda che roba. Guarda che roba. Sono un po' strani, mi sa che sono troppo leggeri, che sono tutti quanti alzati. Ma... lievitazione magnetica. Ma stanno lievitando le... Oh, veloce, se no le fragole... Via, che sennò fermenta. Via. Oh, potrei fare un liquore. Ma chi è che è venuto qua con sta roba? Ma cos'è sta roba? Ah, non lo so io. Chi è che è venuto qui con sto macchinario qua? Ah, sarà forse il negozio, non so. Marco, sai qualcosa? No. Sicuro? Sicuro al 100%? Ma... scusa, con il lavoro. Ma cosa ci fa il trattore dentro la sera? Ah, non lo so, però fosse una pianta di pomodoro verde. Ma ti sembra una pianta di pomodoro che è fatto di ferro? Ma che ne so, io vedo verde e giallo, io qua è pomodoro. Mamma verde, mia. Non sono un daltonico, quello che ho dei problemi agli occhi. Vabbè, visto che non siete nessuno, mi nascondiamo dentro il capanno. Ma no, ma se sarà di qualcuno, no, sei venuto fin qua. Non è che vieni fin qua per niente. Da sola. Però guarda che bello. Guarda che non sia di Cletus che stava raccogliendo i sassi, magari ha trovato qualche pietra nel sottosuolo. Ma essere un pierone qua, non una pietra. Vabbè. Ma... un blocco di marmo. O una statua, quella dell'isola di Pasqua. Con fatica ci dirigiamo verso la casa di Mosterina a consegnare queste 8700 litri di fragole caricate in modo disumano. E mamma mia che carico. Occhio, ma si vogliono suicidare qua. Signore, dove sta scappando? No, non si suicidi. Signore? Ivo, sono io. Ma perché scappi? Ho fatto una... Ma c'è un cane che mi sta inseguendo. Ah, mamma mia. Va bene, allora... Ma che devo passare da te? Oh, va bene, ma hai lasciato lì una ruspa? Sì! Anche ma che cane... Ma... Guarda, vai via, cane! Devo passare a ritirare i soldi! Ah, ok, guarda, faccio un trasporto e torno. Va benissimo! Va bene. Vai via, si è aggrappato le mie caviglie. Pensavo qualcos'altro. Via, vai via, vai via. Vabbè, andiamo da Mosterina. Allora, c'è qualche problema di traino, nel senso che siamo con le gambe più lente in assoluto, proprio nelle, e non riesci a tenere... dobbiamo modulare l'acceleratore per mantenere un certo regime. Se certo cambia terza. È ormai è da manutentare qua, mi sa che i filtri del gasolio sono sporchi. Guarda che c'è anche un carico voluminoso. Ma la siamo arrivati in piana. Senti che cali di potenza. Dai che siamo arrivati. Ultima salita
nonché la più faticosa. Senti foragiri. Ma guarda, se puoi neanche pulire i vetri. Calera! Guarda che roba. Ah. Buongiorno, buonasera. Buonasera. Oh, abbiamo caricato i bancali. Dici? Sì. Ah, ma questa la posso usare come scala. Mi hai portato una scala per andare a pulire i vetri delle finestre sopra, bravo. Vuoi che ti avviciniamo un po' alla casa? Va bene, dai. Ah, oh, ferma. Stavo scherzando. Parcheggia il rimorchio qua, per favore. Qui. Sganciolo, ci penso io, perché ho già capito che tu sei pericoloso. No, ma infatti i corsi di retromarcia. Sì. Guarda che abilità. Forse è meglio che ti pago anche un po'. Guarda che abilità. Voilà, siamo. Cosa che hai dimenticato nel corso, forse? Cosa? Tipo che le macchine vanno lasciate dritte, i bancali non vanno persi. È scivolato dalle forche perché sono sporche di olio. E poi è meglio che ti faccio fare anche un corso di carico, perché è una disumana questa. Ma è caricato benissimo. Sì. Guarda, per fortuna che la qualità è buona, altrimenti non te le prenderei neanche in morta. Vabbè, dai, il primo carico e dopo sì. Guarda anche questo, come cosa? Guarda come è messo. Cosa? La ruota? Il bancale, guarda. Il bancale è un po' fuori, vabbè, dai. Un po' fuori. Dai, vai via. Via. Va via. Metto via tutto prima che esploda. È la macchina. Cosa? Ops, mi scusi. Aspetta che gli diamo un colpetto. Senza farmi fuori, grazie. Occhio, che è nuova, ok? Ci ho fatto fare gli interni beige apposta. Vai piano, la casa deve rimanere intatta, il lampione. Guarda che robe. A posto. Bene, arrivederci. Arrivederci. Mamma mia. Ho già stazionato. Allora, forse non ci siamo chiariti. Portiamo un po' di del nostro orzo. Questo è dato, abbiamo 15.000 litri, ne portiamo almeno, adesso quanta farina vuole quella lì, portiamo 5.000 litri, così è a posto per qualche giorno. 3 4 5 e 2, vabbè, dai. Marco, ehi, cos'è il silos che sputacchia? Cosa hai combinato? Come il silos che sputacchia? Sputava raccolto a tratti, cosa hai combinato? Ma no, è perché ho caricato un po' alla volta. Ah, cava le quattro frecce. Arco. Vado a consegnare l'orzo per fare la farina. Oh, bene, qui faccio la polenta. No, non è per te. Come no? Ma comunque non si fa polenta di orzo. Ah, ciao. Tu vai tranquillo, si fa lo stesso. Oh, ciao, Fran. Aia. Frans! Voglio essere contento che io non sono troppo vecchio. Dai, che fai i quintali! Sì, ma... Devi rischiare di essere macinato insieme all'orzo e alla farina. Ma no,
consumo e foramaginato di carne con fori. Potrei provare a farlo. Dai, cavallo, va. No, vado a cucinare. Se trattano qua, mi c'è un po' finito. Allora, ho dato l'impostazione sul GPS. Eccola lì in fondo. E c'è il mulino. Quindi adesso dovremo trovare la strada, la giusta, la retta via per consegnare qua questi 5200 litri di orzo per appunto far la farina. Allora, aspetta che consultiamo il consultorio. E il consultorio dice, aspetta, perché è lì in alto. Vabbè, allora avanti, avanti. C'è un po' di strada, molta molta strada, devo dire. Non dovrebbe mancare tanto a vedere qui sulla sinistra i silos. E eccoci qua, siamo arrivati. Molto bene. Questa mi sembra sia ben visibile la zona di scarico. Eccola qua. Scarichiamo l'orzo. Ho detto. Ah, aspetta, il io no. Salve, lei è? Sono F Marco 95. Sono venuto a scaricare orzo per fare la farina. Farina d'orzo. Ah, ok, ok. Perfetto. Cereale, perfetto. Insomma. Sì, sì, sì. No, sono qua nuovo addetto alla fabbrica. Ah, no, infatti capito. Chiedevo le informazioni, ecco. Bene, bene. Più o meno quanti litri? Sono 5200 all'incirca. Ok, perfetto. Abbondanti, insomma, dovrebbe venire fuori un po' di sacchi di farina. Sì, sì, e sì. Appena, diciamo, sono pronti, mi chiami perché devo venirli a ritirare anche. Ok, eventualmente la faccio chiamare dal campo. Dal centralino, sì. Ok, perfetto. Sì. Quindi, insomma, beh, vari silos, ma sono tutti pieni? No, è stata inviata da poco la fabbrica, per cui sono ancora abbastanza vuoti. Ah, oh, ho capito, ho capito. Va bene, dai. Insomma, bella, bella fabbrica, guarda. Sì, sì. Mamma mia, guarda che roba. Guarda che razza di impianto. Il capo ha voluto spendere bei soldi. Va bene, vado avanti che ho molte cose da fare e il tempo stringe. Dov'è? Vabbè. Oh, arrivederci. Ciao, saluti. E per uscire faccio il giro. Scusi. Per uscire sì, faccio pure il giro. Tutto a sinistra, in fondo, a sinistra di nuovo. Tutto a sinistra? Ah, no, a sinistra c'è questa. Forse il volante invertito. E se ne sta una rodata su qua, vabbè, dai. Arrivederci. Tutti. Mamma mia, sarà da qua, si carica la farina, sì. Vabbè. Allora, adesso da dove ero arrivato? Dalla strada. Bene ragazzi, allora direi che per questa puntata è tutto. Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ringraziamo Franz. Ciao. E Marco 03. Ciao a tutti. E Cobra. Ciao a tutti. Bene, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.